Sarà proprio la Casa delle Arti e dei Talenti a custodire la recente scoperta archeologica rinvenuta a Nocera Superiore. Si tratterebbe di una parte di cinta muraria dell'antica Nuceria. Intanto si sta procedendo per attribuire un periodo di riferimento al tesoro inestimabile, che, afferma il primo cittadino, rende senza dubbio l'archeologia un valore per la città. Sì, dovrebbe essere una parte di cinta muraria difensiva che c'era nell'antica Nuceria. Stanno indagando gli archeologi sul periodo di riferimento. Intanto noi in ogni caso recupereremo questo rinvenimento, che sarà poi successivamente all'interno della Casa delle Arti e dei Talenti, questo spazio polifunzionale che l'amministrazione ha intenzione di realizzare. Stiamo, come vedete, rendendo l'archeologia non un danno per la comunità di Nocera Superiore, ma un valore. Quindi recuperiamo una parte di rinvenimento, la esporremo con la descrizione di quello che rappresentava all'interno della Casa dei Talenti, e quindi uniamo quello che era l'antico con quello che è il contemporaneo. Una vera e propria rinascita. Intanto ci prepariamo alle giornate dell'archeologia, 15, 16 e 17 giugno, con una serie di iniziative, un'esposizione permanente nell'aula consiliare, e finalmente restituiremo ai cittadini il teatro ellenistico, che nel corso degli anni non era mai stato oggetto di restauro. È un vero e proprio riscatto. In questi anni abbiamo lavorato intensamente per raggiungere i risultati che oggi cominciano a vedersi anche in ambito archeologico. Io devo ringraziare la leale collaborazione che abbiamo in questo tempo avuto con la dottoressa Bonaudo, la direttrice della Soprintendenza di Salerno, e con i suoi funzionari, perché oggi diamo una notizia e celebriamo un evento importante per rendere effettivamente l'archeologia un percorso non soltanto di conoscenza di quello che abbiamo sul territorio e che è patrimonio dell'umanità, ma anche per creare intorno ad esso, intorno a questo tema, una economia reale. Noi possiamo annunciare che nelle giornate europee dell'archeologia avremo delle teche per un'esposizione permanente che si terrà nell'aula consiliare del comune di Nocera Superiore, dove esporremo degli elementi d'arredo marmorei che abbiamo rinvenuto nel recuperare il teatro ellenistico romano di Pareti, che in quelle stesse giornate sarà aperto straordinariamente al pubblico e ai visitatori. Nel mentre si procede, quindi saranno due iniziative importanti intorno, poi con un ospite d'eccezione, probabilmente sì, probabilmente con un ospite d'eccezione che non vogliamo oggi scoprire, ma che vi diremo a tempo debito, perché ci stiamo muovendo in quella colleganza, in quella comunanza, in quel patto di amicizia che già siglammo tempo fa con la città di Pompei, e quindi stiamo cercando anche attraverso le soprintendenze di suggellare questo rapporto amicale e di consonanza, almeno in termini archeologici. Voglio anche dire che stiamo lavorando su molto altro, ma credo che l'obiettivo del Teatro Ellenistico Romano di Pareti sia anche in qualche modo sfatare un tabù. Quello è un luogo che è stato sempre chiuso, non è stato mai recuperato nel corso degli anni, mentre altri rinvenimenti erano stati già recuperati. Questo luogo non era mai stato oggetto di un intervento complessivo di restauro che lo riconsegnerà all'umanità e alla città di Nocera Superiore che lo ospita. Credo che sia importante e sia il simbolo di un riscatto che la città sta avendo, non solo da un punto di vista di opere pubbliche, di identità comune, ma anche di valore archeologico per Nocera Superiore e per l'agro nocerino sarnese.